Bella ragazza, eccoci al secondo episodio con le stagioni di Mr. Kun, che è la nostra nuova serie. Allora, facendo i vari sondaggi, siamo arrivati a scegliere il Saint-Étienne. La mia formazione è un po' diversa da quella che c'è predefinita, quindi fuori Brandao che è insopportabile perché è lentissimo, e ho messo dentro Gradel, Aubameyang centrale d'attacco e Mollo alla destra. Poi, come vedete, qua gli altri cambi: Clement è al posto di Lemoine e basta. Ok, cambiamo il modulo, che a me non piace quello che ho predefinito, e prendiamo il 4-3-3, modulo normale, non né offensivo né difensivo, e andiamo a ricercare il nostro avversario. Comunque, ragazzi, la squadra l'avete scelta voi tramite sondaggi. So che alcuni non hanno votato Saint-Étienne, ma hanno votato le altre, ma tranquilli, ci sarà spazio per tutte le squadre, dato che faremo una partita quasi al giorno e le squadre dovete scegliere sempre voi. Quindi anche adesso, fuori da sotto al video, adesso quando finisce il video, dovete commentare scrivendo la squadra che vi piace di più, ma mi raccomando, scrivetelo anche quando lo chiederò sulle mie pagine Facebook. Allora, dopo l'uno contro uno col portiere, andiamo dentro la nostra sfida e sfideremo il Galatasaray di Drogba, di Sneijder, di il Max Altintop, Felipe Melo. Allora si parte subito, e qua l'avversario si è subito fatto vedere ma viene fermato. Poi Gradel, palla per Aubameyang, ma viene fermato da Felipe Melo. Ottimo inizio di Perrin, che la mette per Guibaloghi, non so pronunciarlo. Poi Clerc la mette in mezzo ancora per lui, ma spazza col pugno il portiere Muslera. Riparte subito l'avversario con Drogba e Max. Poi la prende Perrin, la mette per Coad per il nostro giocatore. Mollo lancia Aubameyang. Attenzione, Guivaloghi, niente, parata. Poi ci prova Gradel al volo, ma Muslera blocca la palla. Spazza, riparte subito l'avversario, scusate. Inan fermato da Brayson. Brayson per Gradel, Gradel per Guivaloghi. Guivaloghi si gira, la mette per Clement, però si allunga la palla e forse calcio da... no. Muslera al rinvio. Siamo ancora all'ottavo minuto, la partita è subito molto viva. Qua Brayson lancia Guivaloghi, Guivaloghi per Coad, Coad per Aubameyang, Aubameyang per Clement. Di testa Aubameyang. La palla arriva a Gradel, ma sbaglia il tiro. E la prende Muslera, che poi rilancia, ma sbaglia ancora Muslera. Gradel accelera. Attenzione, entra in area ma viene fermato da Inan. Poi Ebogo, Altintop, Felipe Melo. Riparte subito l'avversario, che è... non è scarso, perché si vede che comunque sa giocare. Gradel lancia Aubameyang, che fa vedere la sua enorme velocità. Strepitoso Aubameyang, entra in area Aubameyang col destro, ma la palla viene deviata dal difensore, e quindi riparte ancora l'avversario con il suo Galatasaray. Qua di dietro Gubà, potenza fisica impressionante, entra in area ma viene fermato da Kurt Zuma. Grande intervento. Poi riparte Saint-Étienne, ma sbaglia, però ci riprova ancora. Allora palla per il Max, che entra in area in velocità ma viene trattenuto, quindi calcio di punizione. La batte Inan forse, vediamo. Sì, parte lui, la fucilata! E Ruffier la mette con i pugni in angolo. Calcio d'angolo, spazzata, attenzione, parata di Ruffier. Poi riparte subito Mollo, attenzione a Mollo. Numero di Mollo, ma viene fermato, ma recupera palla, incredibile. Mollo, Mollo, attenzione, uno contro uno col portiere. Mollo, Mollo, prova, supera il portiere, niente, calcio d'angolo. Ha fatto un'azione strepitosa Mollo. Poi Coad dalla bandierina, la mette in mezzo per Guivaloghi,
Ma la palla va fuori. Rivediamo qua il tiro che va fuori. Muslera al rinvio. Scusate. Per Clemon. Clemon per Zuma. Ma c'è un fallo, quindi calcio punizione per il Saint-Étienne. Palla per Clemon per Clerc la mette per Aubameyang. Aubameyang per Clemon. Clemon col sinistro, la deviazione, gol 1-0. Si passa il vantaggio al 25esimo con Clemon. Possiamo dire vantaggio meritato. Qua complice la deviazione del difensore del Galatasaray che spiazza completamente Muslera. Un po' di fortuna in questo gol. Riparte quindi l'avversario con Didier Drogba. Attenzione, fa tutto da solo. Drogba entra in aria. Drogba col destro. Muslera la prende. Poi Clemon spazza per Aubameyang che non ci arriva. Sì, ma poi la prende. Coad per Gradel. Gradel per Mollo. Mollo però poi viene fermato da Felipe Melo che lancia va avanti. Spazza il difensore del Saint-Étienne. Poi Clemon lancia Mollo ancora. Mollo uno contro uno col portiere. Mollo col pallonetto. Traversa. Tiro stupendo in pallonetto di Mollo. Che se non sbaglio ha tirato con l'esterno. E infatti. La palla però peccato. Tocca la traversa e va sul fondo. Rinvio di Muslera per Burak Ilmaz. La prende Didier Drogba. Ma viene fermato da Kurzuma. Qui va Loghi per Mollo. Mollo viene fermato da Riera. Riera per Didier Drogba. Drogba per Snyder. Ma bravissimo Zuma a fermare tutto. Qui va Loghi per Mollo. Mollo la tiene. Non riesce a superare però il suo diretto avversario. Batte Clerc per Aubameyang. Aubameyang per Mollo. Mollo rientra però viene fermato. E spazza. E riparte soprattutto il Galatasaray, il nostro avversario di oggi. Drogba viene fermato da Zuma in scivolata. Batte Riera. Riera per Sneijder. Weston Sneijder, attenzione, ci prova, ma viene fermato a Clemon. Clemon per Aubameyang. Aubameyang lancia Gradel. Gradel, attenzione, uno contro uno. Gradel entra in aria. Gradel. La mette in mezzo. Attenzione, è autogol. La versione l'avrebbe presa Mollo comunque. Quindi autogol di Ndonkeo. Riparte subito il nostro avversario che nelle incursioni uno contro uno è davvero bravo. Ma viene fermato dal nostro Kurzuma. Quindi 2-0 al 38esimo. Qui sbaglia Gradel che poi la riprende per Coad. Coad per Gradel, attenzione. Gradel per Aubameyang, ma viene fermato da Ndonkeo che però rischia su Aubameyang. Weston Sneijder per Burak Yılmaz, ma viene fermato perché in sospetta posizione di fuorigioco, infatti. Perrin per Kurzuma, Zuma per Clemo, Clemo per Coad. Coad per Gradel. Gradel, numero di Gradel. Attenzione, però poi viene fermato da Bogué. Rimessa laterale sbagliata. E quindi si riparte in un'altra rimessa laterale di. Beh, sbagliata anche questa, è incredibile. La penne Drogba. Drogba per Amital Tintop. Burak Yılmaz. E rimessa laterale. E per Amital Tintop. Ma viene fermato. Qua riparte Clemon. Che supera l'avversario. Poi palla per Gradel. Che vince il rimpallo. Dovrebbe essere nostra. No, è loro. Qua parte Burak Yılmaz. Palla per Didier Drogba che viene fermato. Brisson per Coad. Coad per Aubameyang. Aubameyang per. Qui va Loghi, ma viene fermato. Poi riparte Felipe Melo per Yılmaz. Yılmaz per Weston Sneijder. Attenzione a Zuma. Zuma. Tunnel di Sneijder. Poi gol destro. La mette vicino al palo. Quindi è fine primo tempo, finisce 2-0, senza storie questo primo tempo, col Saint-Étienne che ha colpito anche una traversa con Mollo. Rivediamo qua il gol di Clemon,
col sinistro. Allora entra Amrabat per Attintop, per l'avversario che mette l'acceleratore in questo secondo tempo. Mollocco per Quivalogi, Quivalogi per Mollo, attenzione a Mollo, la rimette dietro ma Don Cheo la prende. Riparte il nostro avversario con Felipe Melo, poi Drogba. Drogba, attenzione per Burak Yilmaz. Burak Yilmaz, uno contro uno con Ruffier. C'è la parata, la palla a palo fuori. Che fortuna. Allora, calcio d'angolo, la palla spazzata da Kurzuma, poi rilancia per Gradel. Attenzione a Gradel, ha una prateria davanti a lui. Gradel la prende tutta. Gradel, incredibile, velocità stratosferica di Gradel. Gradel, arriva dall'altra parte. Gradel la mette in mezzo per Aubameyang. Attenzione, calcio in rigore. La toccata con la mano Don Cheo. O Selçuk. Quindi Aubameyang da dischetto. Aubameyang 3-0. Per adesso senza storie questa partita. Dopo i primi due gol qua c'è anche il terzo gol di Aubameyang. Riparte subito il nostro avversario che ci prova ma viene fermato da Zuma. Qua c'era un fallo di Aubameyang, infatti viene fischiato dopo che l'avversario non è riuscito a prendersi il suo vantaggio. Qua Aubameyang recupera palla, ma viene fermato da Kaya. Kaya per Inan, Inan per Felipe Melo, Felipe Melo per il Max per Drogba, Drogba per il Max, attenzione, uno contro uno, il Max! Parata del portiere, ma la palla poi va fuori. Dopo il colpo di testa forse di Wesley Sneijder, Ruffier rinvio, Clerc in avanti per Mollo. Mollo uno contro uno, ma viene fermato da Riera. Riera per Sneijder. Sneijder viene fermato. Drogba viene fermato dopo da Zuma. Poi riparte subito il Saint-Étienne, ma sbaglio Aubameyang. Brutto errore. Qua c'è l'intervento di Quivalogi che la mette fuori. Riera con le mani. La palla arriva a Drogba che deve battere un'altra rimessa laterale. Riera per Felipe Melo. Felipe Melo poi molto fortunato nel rimpallo. Felipe Melo 3-1. Forse si riapre la partita. 3-1 per il Saint-Étienne, ma il Galatasaray è squadra viva. Aubameyang per Gradel. Gradel 1 contro 1 con Eboué. Eboué. Attenzione, la mette in mezzo per Aubameyang. Ma la palla viene spazzata dalla difesa. Riparte subito Wesley Sneijder. Attenzione, uno contro uno, Inan contro Ruffier. Inan, Inan, la parata è ancora Burak Yilmaz. Due respinte basse e due gol dell'avversario. Peccato. Comunque, riparte subito il Saint-Étienne. Ci prova comunque a chiudere completamente questa partita. Qua Aubameyang per Quivalogi che supera l'avversario. Quivalogi la mette per Clerc e spazza anche il Galatasaray, ma la riprende Clerc, la mette in mezzo per Mollo al volo. È un gran bel gol di Mollo. Adesso possiamo anche rivederlo. Qua Clerc mette in mezzo e al volo Mollo. Riparte subito di Drogba, numero incredibile Drogba. Il nostro avversario è bravissimo a ripartire. Comunque qua palla per Gradel, Gradel per Aubameyang. Aubameyang lungo per Quivalogi. Quivalogi prende palla. Quivalogi ci prova col sinistro. La parata di Muslera. Calcio d'angolo, Coad la mette per Aubameyang, ma la palla viene spazzata. Attenzione perché riparte subito il Galatasaray. Amrabat però viene fermato, poi la riprende ancora Amrabat. Attenzione, no, è il Max, scusate, il Max Burak Yilmaz segna il gol del 4-3, eh sì, 4-3 al 73esimo.
e si riapre completamente la partita. Pensavamo di averla chiusa sul 3-0. Comunque Clément prende palla, la allarga per Gradel. Gradel 1 contro 1 con Ebué. Gradel viene poi fermato. La palla arriva a Guivalhoghi che la mette per Mollò. Mollò deve superare il suo avversario Chiarriera. Mollò numero con le gambe di Mollò. Attenzione, Mollò però poi perde palla ma la riconquista. La mette per Guivalhoghi. Guivalhoghi viene fermato poi da Muslera. In uscita bassa. Viene spazzata la palla per Sneijder. Sneijder per... No, tiene palla Sneijder. La appoggia a Drogba. Drogba poi sbaglia, Guivalhoghi e Clément recuperano. Guivalhoghi si sposta la palla, lancia Gradel. Attenzione a Gradel che non riesce il suo il primo stop. Poi recupera, sbaglia ma recupera ancora. Gradel la mette per Aubameyang ma arriva Felipe Melo a spazzare. Riparte Wesley Sneijder che supera Clerc. La palla per Burak Yılmaz che poi per Didier Drogba ma ferma tutto. Brainzone. Poi palla per Coad, Coad per Aubameyang, Aubameyang per Guivalhoghi, Guivalhoghi per Mollò, Mollò attenzione che si ferma, ancora numero di Mollò che rientra, la mette per Guivalhoghi, Guivalhoghi rientra anche lui, attenzione il tiro col sinistro, Muslera blocca in due tempi, riparte Didier Drogba fermato da Zoom e scivolata, poi Coad, Coad accelera. Potrebbe passarla in avanti ad Aubameyang e lo fa, ma la palla è troppo corta. Allora Amrabat riparte. Il nostro avversario con Amrabat, nuovo entrato. Amrabat ancora, un altro da velocità strepitosa. Attenzione che da solo in mezzo Drogba. Rientra Drogba! La parata di Ruffier. E poi dovrebbe essere sì, calcio d'angolo. Batte Hinan. La spazza di testa a Zuma. Che sarà il suo 25esimo intervento in tutta la partita. Ruffier coi piedi. Lancio lungo dove c'è Gradel. Che da solo, infatti, la stoppa perfetta. Lancio poi per Aubameyang. Aubameyang. Con l'esterno la palla va fuori. Poteva essere il gol del 5-3 che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Riparte l'avversario per l'ultima azione, forse. Qua era fallo su Sneijder, la prende Drogba. Drogba per Burak Yılmaz, ma c'è Perrin che la mette per Brisson. Brisson per Clément. Clément l'appoggia, ma è finita. Seconda partita consecutiva che è di queste stagioni online. Seconda vittoria dopo l'1-0 con il Borussia Dortmund. Adesso c'è il 4-3 col Saint-Étienne. Ragazzi, spero che questa nuova serie vi possa piacere, entusiasmare. Comunque adesso non vi resta altro che mettere un mi piace e commentare scrivendo la squadra che vorreste vedere nel prossimo episodio. E bella a tutti ragazzi, alla prossima!